61. Gloria a te, Cristo Gesù. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, questo verrà, che sarà fatto. Amen, alleluia. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei in speranza solo tu. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio per tutte le volte che ci siamo dimenticati del comandamento dell'amore. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore nostro Dio, che riconduci i cuori dei Tuoi fedeli all'accoglienza di tutte le Tue parole, donaci la sapienza della croce, perché in Cristo Tuo Figlio diventiamo tempio vivo del Tuo amore. Egli è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole: Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è sulle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, che il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostro la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né il tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Signore, tu hai parole di vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele, di un favo stillante. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vive. Gloria a te, Signore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Cristo parola eterna del Dio vivente. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose,
e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Vivente, gloria a te, Signor. Che cosa vuol dire questo gesto di Gesù? Un gesto abbastanza unico, perché nel Vangelo non c'è un altro punto dove ci sia, ecco, questo tipo di espressione così anche forte, no? Rovescia i banchi di cambia monete e scaccia fuori tutti i venditori che vendevano buoi, pecore e colombe presso il tempio. E addirittura si fa una frusta di cordicelle per fare questo gesto. Qual è la cosa che non piace a Gesù? Qui si parla dei mercanti nel Tempio. Ecco, penso che quello che è importante è un po' fra le righe, è un po' oltre il fatto in se stesso. È proprio la parola ce lo fa capire, mercante. Cosa si fa al mercato? Tu, per avere qualcosa, dai dei soldi. Questo è ciò che avviene nel mercato, no? Ecco, ciò che dà fastidio a Gesù e al Padre è che noi trasformiamo il rapporto con Dio in un rapporto mercantile. Cioè Dio mi dà dei favori perché in cambio io gli do qualcosa, un buon comportamento, osservo qualche norma, faccio qualche sacrificio, no? Ecco, questa mentalità mercantile è proprio la distruzione del volto di Dio. Dio non è così. Dio è Padre. E i suoi favori non si conquistano dimostrandosi o dimostrando qualcosa a Lui. Lui è a favore dei suoi figli per principio. Comunque si comporti il figlio, lui sarà a favore del suo figlio. Ecco, la mentalità mercantile invece porta a pensare che se uno non ha fatto niente, non merita niente da Dio. Questa è proprio la mentalità che proprio Dio non vuole che abbiamo questa mentalità. Dio ama anche chi è ingrato, anche chi è cattivo, anche chi ne ha fatto di tutti i colori, è suo figlio. Dio ama tutti.
indistintamente. Ama tutti. E quindi i suoi favori, i suoi doni, il suo amore è un dono che noi non abbiamo meritato. È gratuito. Non lo dice nel Vangelo? Il Padre mio fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Fa piovere sui buoni e sui cattivi. Ma perché fa così? Perché l'amore non può fare se non così. E quando uno scopre di essere amato senza meritarlo, è allora che impara ad amare. Soltanto allora. Quando scopre che ne ha fatto di tutti i colori e si sente che è stato amato comunque, allora si domanda: ma com'è possibile? Non meritavo niente di tutto questo. Eppure Dio mi ha preso in braccio, mi ha amato lo stesso. Quando uno capisce questo, inizia a convertirsi al vero amore, che è incondizionato, è gratuito. È gratuito. Soltanto l'amore vero ha il potere di trasformare una vita, un cuore. L'amore invece come mercato, come scambio, non trasforma nessuno, inaridisce i cuori, raffredda i rapporti, distrugge la religione vera e ti toglie la visione nel cuore del vero volto di Dio. Ecco perché Gesù ci mette tutta questa, chiamiamola, santa violenza. Perché non vuole che abbiamo un'idea sbagliata del nostro Dio. È Padre, è Padre. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, radunati nella casa del Padre, che è luogo di preghiera,
eleviamo con fiducia alla sua misericordia paterna le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per la Chiesa, affinché sia casa di preghiera e di comunione fraterna, nella quale tutti i figli e le figlie di Dio si sentono accolti e custoditi. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per i responsabili dell'economia degli Stati, perché a guidare la loro azione non siano logiche esclusivamente mercantili, ma la ricerca della giustizia sociale. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per i nostri fratelli ebrei, perché l'obbedienza coerente ai comandamenti di Dio li custodisca nella fedeltà all'alleanza. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per noi, radunati nella casa del Signore, perché la croce, suprema rivelazione dell'amore di Dio, non ci scandalizzi, ma ci purifichi da ogni falsa immagine di Dio. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Preghiamo per i ragazzi che si preparano a ricevere i sacramenti della cresima e della comunione. Preghiamo anche per questo tempo dove siamo chiamati, entro un mese, due, a rinnovare i consigli pastorali e i consigli economici delle nostre comunità. Padre misericordioso e santo, ascolta ed esaudisci la nostra supplica e rendici una comunità capace di lodarti e adorarti come tu desideri, per Cristo nostro Signore. Amen. Canto di offertorio numero 1. Accogli i nostri doni. Accogli, Signore, i e tu in cambio donaci Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per questo sacrificio di riconciliazione, o Padre, rimetti i nostri debiti e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo,
Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Fran Don Luca nel trigesimo, Bruno, Giovanna e Albina, Saccardo Antonio, Fracasso Gaetano, Saccardo Caterina, Rigon Carlo e Borgo Caterina, Rigon Maria Teresa, Tessaro Pietro, Graziano Rodolfo, Carollo Margherita, Pacin Valentino, Zenere Pio e Angela, Castaldi Luigino e famiglia, Rizzato Giuseppe e Maria,
e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con lo sguardo scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione 171. Vi darò un cuore. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro.
vi raggiungerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi darò un cuore nuovo e sarò dentro di voi uno spirito nuovo. Porterò con acqua pura e lo purificherò e voi sarete purificati. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Se Dio per noi è Padre, il luogo dell'incontro con Lui è ciascuno di noi. Ecco, è proprio questo abbraccio che avviene in noi, da padre a figlio. Questo è il Tempio, vero? Preghiamo. Guida, o Signore, i cuori dei Tuoi fedeli. Nella Tua bontà concedi loro la grazia di rimanere nel Tuo amore e nella carità fraterna per adempiere la pienezza dei Tuoi comandamenti, per Cristo nostro Signore. Ecco, è stato stampato il bollettino per il mese di marzo e ricordo che domenica prossima faremo la raccolta, la colletta Quaresima di fraternità che va ad aiutare le persone bisognose, i poveri. Ricordo ancora che ogni lunedì di Quaresima c'è l'incontro di formazione che è guidato da Don Francesco Farronato e sarà questa volta 4 marzo a San Vincenzo.
Ecco, allora raccomando di partecipare a questo incontro, che è l'unico incontro formativo che con i parroci di Tiene, ecco, abbiamo deciso di proporre in Quaresima. Ancora poi c'è la Via Crucis il venerdì, ecco, e poi altre cose le vedete voi, grazie. Ora invochiamo la benedizione. Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli, nella tua bontà concedi con loro la grazia di rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna, per adempiere la pienezza dei tuoi comandamenti. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie a Dio. Numero 60, giovane donna. Giovane donna, attesa della vita, un desiderio d'amore. Buonasera, buona domenica e buona settimana. Grazie, per tanto.